Buonasera al pubblico e avviamo subito quest'ora preziosa di conversazione con la compagnia Sframeli Scimone in merito allo spettacolo che ha debuttato ieri sera al Teatro Gobetti e che continuerà a essere rappresentato fino al 10 febbraio. Si tratta di una nuova produzione, coproduzione del Teatro Stabile di Torino con il Teatro Biondo di Palermo e il Teatro Garonne a Tolosa e la Napoli Teatro Festival. Sì, collaborazione con Napoli Teatro Festival. 6. Il titolo evoca già in maniera suggestiva la chiave dell'operazione proposta da Spiro Scimone con la regia di Francesco Sframeli, una lettura, un adattamento dal... dal celebre dramma di Pirandello. Il dramma è noto, pone al suo centro il conflitto irrisolvibile tra vita e forma, tra realtà e finzione. Tuttavia qui appare in qualche modo per noi spettatori del XXI secolo, a 100 anni di distanza quasi dalla prima edizione pirandelliana del 21 e poi successivamente dalla quarta definitiva del 25, già in qualche modo incarnata anche noi. Quindi sono 6 personaggi, autori, si trovano entrambi in queste categorie, si trovano in qualche modo gettati nella mischia del dramma, della finzione, della vita. Inoltre il testo A cose fatte appare come davvero congeniale alla poetica del teatro della compagnia Sframeli Scimone e rappresenta un primo caso interessantissimo da parte loro di affrontare un classico dopo più di 20 anni di attività drammaturgica alle spalle. Quindi senz'altro un'operazione interessante da vedere e consigliatissima. Ora, io immagino che la domanda, prima di addentrarci nel merito di questioni più specifiche che spero daranno la parola a tutti gli attori per poi lasciare infine uno spazio al pubblico, la domanda che immagino, avendo anche un po' dato un occhio alla critica che è uscita nei mesi precedenti, vi sarà già stata posta e tuttavia riguarda la scelta di questo testo. Se voi potreste anche al pubblico torinese dire qualche parola sui motivi di questa scelta, perché è proprio il testo di Pirandello e cosa questo testo rappresenta per voi anche nell'ambito della vostra produzione oggi. Sì. Allora, buonasera, per rispondere alla domanda, nasce questo lavoro, nasce da una vera necessità, da un bisogno, così come tutti i nostri lavori precedenti. Il bisogno, e come ha già detto Leonardo, appunto, che per la prima volta affrontiamo un testo classico, il bisogno è quello di mettere insieme, nasce quindi da questa necessità di mettere insieme i due linguaggi, il linguaggio nostro della compagnia Scimone Sframeli e il linguaggio del grande maestro, il linguaggio di Pirandello. Naturalmente è stato fatto, abbiamo fatto un lavoro molto importante di drammaturgia, di riscrittura, così come è stato fatto un lavoro importantissimo durante le prove, quindi di messa in scena insieme agli attori, sono stati fondamentali. Il lavoro che è stato fatto di riscrittura, ad esempio, proprio perché l'idea era quella di non far capire che c'erano i due linguaggi, ma creare un linguaggio unico tra quello nostro e quello del grande maestro. E naturalmente abbiamo dovuto riscrivere, non è stato fatto solo un lavoro di sfoltimento, di tagli, ma è stato fatto un lavoro anche di riscrittura di scene. Ad esempio, prima dell'ingresso dei 6 personaggi, tutta quella parte lì è stata reinventata dal nulla. Ci sono il gruppo degli attori che provano una commedia, ma non è il gioco delle parti di Pirandello, e stanno provando un qualcosa, non si capisce esattamente quale testo, ma si capisce che è una compagnia che ha problemi
ad andare in scena, provano, ma non riescono mai, ecco, a prendere vita anche loro, perché anche gli attori vivono solo ed esclusivamente sulla scena. Ed è stato proprio questo il motivo che ci ha spinto a lavorare su questo testo, cioè creare, cioè, la necessità, come diceva Pirandello, dei personaggi di vivere scena attraverso gli attori, e anche nel nostro caso, nella nostra nella nostra opera, una necessità degli attori. Cioè, gli attori hanno, così come i personaggi hanno bisogno degli attori, gli attori hanno bisogno dei personaggi, e per vivere entrambi hanno bisogno del teatro, quindi della realtà scenica in un meccanismo di finzione. Ecco quindi il doppio livello tra finzione e realtà. E tutto questo abbiamo cercato di risolverlo partendo da ciò che è l'essenza del teatro, cioè proprio il rapporto fra questi due elementi, in relazione del terzo elemento, e il terzo elemento è lo spettatore, è il pubblico. Quindi il legame autore personaggi, cioè autore personaggi, attore e spettatore, questo tipo di relazione, questa ricerca di rapporto è per noi il teatro, e noi abbiamo lavorato soprattutto in questo senso. E dunque Spino Scimone ha firmato l'adattamento drammaturgico innanzitutto, con la collaborazione e poi la regia di Francesco Sframegli. A questo proposito si mantiene rispetto alle indicazioni del testo pirandelliano, io ho avuto l'impressione, la realtà contundente dei personaggi di fronte alla voluttevole naturalità degli attori. Gli attori sono interessati all'azione, come facciamo, i personaggi sono interessati alle ragioni e ai sentimenti che sostanziano quelle azioni. Per rompere. Infatti sì. Per questo no, prima dice una cosa molto bella, per questo la scelta di fare i sei personaggi. No? Ecco appunto. Per questo, perché secondo me è quello che più i sei personaggi porta a un ascolto maggiore fra attori. E secondo me, dato che secondo me il teatro si basa sull'ascolto, sul qui e ora, c'è. Lo spettacolo non può essere mai lo stesso, stasera deve essere un'altra cosa, perché non siamo più quelli di ieri, e quindi bisogna andare in avanti. E quindi è stato anche bella la scelta degli attori. Ho scelto degli attori che hanno il desiderio e la forza, il teatro per loro è necessario, non possono vivere senza il teatro. E questo per me è stata una scoperta fantastica. E sentivo nelle prove, sento anche durante lo spettacolo, che diventiamo a volte un tutt'uno, e questa cosa qua ti fa toccare la natura, ti fa sentire bene, e quindi i nostri corpi si trasformano, perché il teatro deve trasformare il corpo. Il teatro non deve essere naturalistico, non serve, lo facciamo già nella vita, bisogna innalzare. Ogni gesto deve essere un gesto universale, il teatro è universalità, e in questo Pirandello, nei sei personaggi, ha lavorato su questo. Chi più di Pirandello in questo testo ha lavorato su un contenuto universale del teatro? Un'ulteriore riflessione, a cavallo tra regia e adattamento drammaturgico, rompere la quarta parete. Pirandello immaginava proprio di far entrare i personaggi dalla sala, poi attraversare tutta la platea e infine salire sul palcoscenico attraverso due scalette a sinistra e a destra. Ecco, questa prospettiva è ribaltata. Allora ho trovato che forse anche in questo la vostra operazione di ritorno a un essenziale, in maniera molto interessante, sintetizza tutto questo procedimento. Oggi, 100 anni dopo l'idea di Pirandello, la quarta parete per noi spettatori siamo già abituati a considerarla abbattuta. Il sipario non cala, l'incantesimo del sipario resiste solo nel teatro del marionette. Ma in questo ribaltamento, per un attimo, vedere i personaggi apparire dalla scenografia bellissima permette a noi spettatori di trovarci anche noi un attimo chiamati in causa. Ma se loro appaiono da lì, noi chi siamo? Lì mi sono sentito coinvolto, e forse anche
questo è anche il punto di cui parli, dell'ascolto. Ma accadono tante cose in questo adattamento. L'umorismo è uno spettacolo in cui il pubblico anche talvolta ride in maniera forse viscerale, coinvolto dal dramma che si sta consumando, un dramma che farà anche una vittima, la bambina che muore annegata. Perché in questo gioco delle parti tra attori e personaggi, la pura forma, la pura presenza non parlante di una bambola agghiacciante, la bambina, finisce vittima. Allora, potete dirci ancora qualcosa di più su come avete operato per concentrare in un'ora e cinque minuti un dramma così complesso di cui comunque la vostra versione non perde alcun elemento essenziale, anzi lo valorizza. Tanto è stata una fatica, un'esperienza di fare questo adattamento, soprattutto un respiro, una lezione, perché era, lui fa queste sure nel 22 e nel 25 e c'era quel teatro ancora, no, borghese, filosofico. A noi piace raccontare il teatro, no, alle persone di confine, alle periferie, bisognava rendere tutto capibile, era necessario raccontare questa storia strana di questa famiglia dolorosa, o il lavoro dell'attore, la finzione della realtà. E quindi è stata però una crescita fondamentale. Quindi, guarda, il lavoro, esatto, come diceva Francesco, anche di, come dici, di portare a un'ora e dieci un testo che di solito si è sempre visto, i sei personaggi dura almeno in teatro non meno di due ore, cioè il nostro lavoro, il nostro anche di più, il nostro in un'ora e dieci, però c'è tutto Pirandello, così come c'è tutto il nostro teatro. Questo perché, anche rispondendo alla domanda, forse non tutti conoscono il nostro lavoro teatrale che da 25 anni facciamo. Quando parlo di questo, il nostro percorso, è perché in 25 anni abbiamo rappresentato e scritto dal nulla otto testi. Bene, sono proprio nei nostri testi, c'è questo lavoro di essenzialità. Noi lavoriamo in questo senso, e quando abbiamo detto all'inizio il bisogno di mettere in scena i due linguaggi, perché esiste ormai un nostro linguaggio teatrale che non è un linguaggio teatrale che conoscono solo Spire, Francesco e la compagnia Simone Sframeli, ma è un linguaggio teatrale riconosciuto non solo in Italia ma anche all'estero. E allora questo linguaggio nostro che si basa sull'essenza, che nasce dall'essenzialità, dalla ricerca dell'essenzialità, della cura del particolare, ci ha portato a lavorare in questo senso su Pirandello. È chiaro che il testo originale è stato scritto in un periodo completamente diverso anche di rappresentazione rispetto al teatro di adesso, di questi anni, con il teatro del primo Novecento, con il teatro pirandelliano. E c'erano delle cose ormai che non aveva più senso, non ci interessavano, ma venivano da sé questo non interesse. Cioè, quindi noi ci siamo resi conto che le cose che a noi non interessavano, proprio per creare sei, li dovevamo mettere da parte, senza però perdere e soprattutto rispettando l'autore originale, perché c'è un grande rispetto dell'autore. Così come noi apparteniamo a un teatro, noi facciamo un teatro di autore, quindi assolutamente ci deve essere rispetto in questo caso di un altro autore straordinario. E questo rispetto ci ha portato quindi a cercare nei sei personaggi l'essenzialità, e si ritrova tutto Pirandello, come c'è tutto il teatro di Simone Sframeli, e nell'insieme, quest'insieme, non si nota la differenza, non c'è uno scalino, uno scarto, è un insieme. Sì, io mi scuso di aver fatto delle introduzioni un po' sbrigative, perché appunto per me Sframeli e Simone sono due nomi, ma vorrei solo ricordare che la loro esperienza teatrale è nata nel 1994, addirittura forse dal vostro ultimo anno di liceo insieme, e poi aveva avuto un forte momento iniziale con una regia di Carlo Cecchi, di un Amleto, al Teatro Garibaldi di Palermo nel 96. I testi di Spiro Scimone e Francesco Sframeli sono entrati, questo è stato un privilegio davvero riservato a pochissimi, nel repertorio della Comédie Française,
e si tratta soltanto di 6 autori italiani. Ora di più. Ora di, all'epoca si trattava di 6 e mi pare se... non è poco. No, cioè, però è quanto mai significativo, e del resto la coproduzione con un teatro francese anche testimonia un rapporto che è ancora attivo. E l'ultimo era stato io le Pasolini, quindi si tratta di un'operazione teatrale che è già stata appunto riconosciuta, consacrata, e che io trovo quanto mai interessante in questa fase, oltre ad affrontare un nuovo, un classico, primo novità, ma si apre anche a un contesto di autori particolarmente ampio, un numero di attori che, se ricordate, Amore è andato in scena l'anno scorso qui, erano 4. Allora, facendo parlare attori e personaggi, potete dirci qualcosa innanzitutto, poi torneremo anche perché ci sono tante questioni da affrontare, qualcosa innanzitutto dell'esperienza che io percepisco, che si è percepita anche nelle parole che sono state dette fino a qui, come laboratoriale, prima ancora che finalizzata alla creazione di uno spettacolo. Vi è una parte di ricerca sul lavoro dell'attore che è importantissima, che non è scontata, l'interrogarsi sul rapporto fra attore e personaggio. Possiamo partire dalla madre. Grazie. Sì, ma forse si sente. Allora... Sì, Giulia Weber. Sì. Sostengo. Sostengo, guarda avanti. Innanzitutto quando è venuta fuori questa madre, ci siamo trovati proprio d'accordo a non metterla in scena vestita di nero, con il velo, anche perché effettivamente all'epoca la vedova era un cliché, cioè doveva essere vestita così. Ma noi ci siamo chiesti adesso che senso avesse riportare quella cosa, e doveva... ci è sembrato quasi che fosse una citazione della vedova. Adesso la vedova non va più così. Poi la madre è sì una vittima, ma ogni vittima si sceglie il suo carnefice, e il rapporto tra vittima e carnefice è un rapporto di interscambio. La vittima non esiste senza il suo carnefice, e il carnefice non esiste senza la sua vittima. È un gioco che fino a che uno non lo smette continua a essere. Quindi questa cosa ci ha interessato questo. Poi naturalmente la donna, non per fare discorsi politici perché noi rimaniamo sempre nel teatrale, comunque anche teatralmente accade qualcosa di diverso in questa realtà, cioè questa realtà ci porta a qualcos'altro, e quindi non ci è venuta una madre piagnona, è comunque una donna che ha una figlia piccola in braccio, quindi ha partorito da qualche anno, quindi non può essere questa che sembri una vecchia, come spesso, però va bene, perché quello era uno stereotipo che abbiamo visto sempre, quindi non sappiamo. Questo naturalmente ci sposta in questa direzione qua. Poi il lavoro che abbiamo fatto insieme è sempre un lavoro d'insieme, però Gianluca è molto bravo a parlare di questa cosa, e passerei subito la cosa a Gianluca, se sei d'accordo. Sì, perché volentieri, anche perché così colgo l'occasione per dire che il prossimo 27 aprile sono 11 anni che io lavoro con Spirito di Francesco. Quindi sono, diciamo, in questo momento sono il più anziano della compagnia, anche legato della compagnia. È il decano. Esatto. E quindi affrontando, diciamo, la domanda che veniva fatta, è sempre un lavoro anche laboratoriale. Si lavora sempre partendo chiaramente dalla prima stesura che Spiro ci manda per la prima volta via mail, che noi leggiamo al primo giorno in cui arriviamo. Da lì in poi, basti pensare per esempio che con un testo come Parla abbiamo 27 stesure, con Giù 24 stesure, cioè è un lavoro continuo di scrittura e di lavoro dell'attore sulla scrittura e sulla messa in scena. E questo è un grande vantaggio per chi fa questo mestiere. Prima di tutto perché finalmente io personalmente ho ritrovato con loro la vera dimensione della creazione, che è quello che fa l'attore, è quello che fortunatamente il teatro ci permette di fare.
di creare, di avere l'illusione di essere, dovuti bene voi, Dio, cioè di riuscire a creare da nulla qualcosa, cosa è una cosa che poi dobbiamo necessariamente rappresentare e condividere con voi, che siete l'altra metà, come dire, della mela. E il lavoro che si fa con loro non è facile, confesso, riuscirlo a fare dappertutto, per questioni di tempo, per questioni di soldi, per questioni che spesso e volentieri non si ha lo stesso approccio alla materia testo, alla materia teatro nel nostro mondo. Ed è, come dico sempre, come con una battuta, insomma, che spesso mi capita quando me lo chiedono, giocare, perché quello facciamo, quello dice anche il padre, durante il testo bisogna giocare come dei bambini per essere dei veri attori. Giocare con loro è come giocare la Champions League. Normalmente si gioca un campionato, che è il campionato nazionale, con loro si va su un livello superiore, anche più difficile, ma sicuramente più stimolante. Giocare è proprio una dichiarazione di poetica teatrale che appare nello spettacolo. L'attore deve essere bambino, si dice. La figliastra, se la madre è, diciamo, ingabbiata in questo sentimento immutabile del dolore, nel testo pirandelliano, la figliastra è nella vendetta. Allora, ecco, e in cosa consiste il tuo gioco? E se puoi dirci qualcosa su una certa sulla musicalità che appare anche, io ho trovato in particolare nel tuo lavoro, una musicalità che credo sia un tema da affrontare anche con Spiro, sì, e Francesco. Sì, esatto. La musicalità è questa, basta. Non so se mi spiego. Sì, sì, beh, lasciamo rispondere. La prima domanda era il gioco, la musicalità ce l'ho tutta, nel senso che c'ho la risposta. La particolarità di questa esperienza laboratoriale, okay, rispetto al tuo lavoro di attrice sul personaggio. Ok, ho capito. Gianluca diceva è un caso eccezionale, è una dimensione che viene conquistata anche con una certa fatica nel sistema produttivo attuale del teatro. Assolutamente d'accordo. Totalmente d'accordo, e in più appunto è un gioco, e continuo a dire che si rinnova ogni sera, nel senso che cambia in maniera estremamente cioè, stupisce anche noi attori, nel senso siamo all'interno di regole ferre in cui però c'è una libertà sconfinata che bisogna riuscire a conquistare, e questa cosa, come nella vita, è una cosa estremamente difficile, di equilibri che proprio si modificano ogni sera, quindi c'è la meraviglia del teatro con questo tipo di poetica di Spiro Scimone, succede, nel senso che ogni sera realmente succede qualcosa di vero, inaspettato anche per noi stessi attori che stiamo sul palcoscenico, e si sta modificando, modulando la voce. Cosa succede? Aspetta, non mi sono venuto, scusate. Si è ucciso adesso il microfono, ok? E adesso parliamo della musicalità. Allora, la musicalità, per me, io sono triestina, quindi diciamo che per me la musicalità dei testi di Spiro era qualcosa di molto lontano, no? Io quando sono arrivata a Milano per studiare era tanto se comprendevo la differenza tra romano e napoletano, non sto scherzando, cioè vengo dalla Croazia praticamente. Quindi per me è stato proprio un lavoro molto interessante di entrare dentro a un'orchestra, teatralmente non mi era mai successo, ma è un lavoro estremamente orchestrale e precisione su ogni singola sillaba, e la cosa meravigliosa di questo lavoro è che cioè l'immagine si crea attraverso la sillaba, la parola non si crea prima,
E questo è molto bello, perché insieme a questo, a questa musicalità, a questa creazione dell'immagine attraverso la sillaba e poi la parola, nello stesso tempo questo teatro è terra, è concreto, è totalmente vero e reale, non ci sono stili o forme di alcun genere, tanto per sé. Quindi è una cosa stranissima, tu hai questa cosa qua, nel senso hai un esercizio incredibile che devi fare con la parola, che però poi deve creare delle immagini di una verità, di una realtà, di una concretezza rara, adesso come adesso, quindi è stato un lavoro veramente sì, forte. Io all'inizio, cioè il primo mese, cantavo probabilmente, Francesco mi diceva, perché non capivo neanche cosa stavo dicendo, perché probabilmente per me era proprio difficile entrare in questa musicalità. Una volta entrata è stata una scoperta pazzesca, sì. È molto interessante, credo che gli spettatori che andranno a vedere lo spettacolo potranno trovare conferma e anche un confronto rispetto a queste testimonianze preziose che stanno emergendo. Abbiamo parlato della musicalità e allora volevo sentire qualcosa, volevo proporre il lavoro sul corpo, anche molto definito nel caso di tutti i personaggi, e volevo chiedere qualcosa alla prima attrice. Sì. Prego. Sul corpo. Anche rispetto alle altre domande, però anche aggiungendo questo ulteriore stimolo. Sì, allora, il lavoro che si fa con Spiro e Francesco sul corpo è un lavoro molto duro, cioè si lavora sul corpo nonostante quello che poi lo spettatore percepisce è un grande lavoro sulla parola, ma non è un teatro solo di parola, il loro lavoro parte dal corpo, quindi per la ricerca di quella morbidezza e quella leggerezza noi abbiamo lavorato tanto, ma tanto proprio, ma abbiamo sudato tanto. E il lavoro col corpo, la ricerca di quella morbidezza è necessaria sempre in ascolto con gli altri. Il nostro lavoro dei quattro attori è stato molto difficile da coordinare, innanzitutto perché non ci conoscevamo poi così bene. Io Gianluca l'ho conosciuto durante questa esperienza, Miriam l'ho conosciuta nel laboratorio, ma ecco, non c'era una conoscenza profonda attoriale, artistica, per cui le lunghe prove che abbiamo fatto, tanti giorni, sono serviti proprio per creare questo tipo di ascolto, per cui sì, sappiamo che ogni nostro movimento può avvenire solo se siamo veramente tutti insieme, e quindi nonostante la nostra presenza verbale non sia costante, il nostro corpo ci deve essere, e viviamo delle reazioni reciproche, delle reazioni rispetto a ciò che accade, per cui il lavoro con Spiro e Francesco mi ha permesso, a me che insomma non ho un'esperienza, sono abbastanza giovane, si vede, aiuto. Insomma, non ho tantissima esperienza, ma l'esperienza che ho avuto mi ha sempre portato un lavoro sul corpo invece di tensione, di tenere sempre con grande forza e di esplodere sempre in maniera molto, molto esplosiva. Invece qui sono riuscita ad andare, grazie a loro, al contrario, e a trovare un'attenzione dentro la morbidezza. E questo per me, proprio Maria Silvia, è stata una grande scoperta, perché pensavo, fino ad adesso pensavo che avrei dovuto soltanto spingere col corpo, essere sempre tesa e rigida, invece perché, no. Perché il corpo è fondamentale nel lavoro dell'attore. Il corpo deve essere rilassato ma teso. Il problema degli attori, in tanti attori, è la tensione periferica, no? Di sto smaneggiare, per buttare, no, la tensione, questo movimento di mani continue, no? Ogni gesto non è casuale nel teatro. Ecco il ritorno, no? Il corpo universale, un corpo bambino, vero, che si dona. Io dico sempre che fare teatro è come fare l'amore. Cioè, è un miscuglio fra il pubblico e il testo, è un corpo vivo.
Ecco perché bisogna esercitare, l'attore è questo, esercitare il corpo, è da lì che arriva la parola, e sarà una parola che non è come quella che dice nella vita, si trasforma, diventa aria pura, diventa natura, e quindi è fondamentale quella parola, ed è anche fondamentale non pensare mai al prodotto finale. Io inizio come attore senza niente. Non c'è, la scenografia arriverà dopo, infatti è arrivato a giorno di, ma perché non facciamo lo specchio, no? Il teatro che ho visto l'altro, cioè dalla lettura. Ma si cerca insieme, ecco perché a me non piace la parola regista, ma mi piace la parola distillatore. Di ognuno di noi si distilla qualcosa e così viene fuori un buon liquore. E io sono felice perché da loro ho tirato una buona grappa. La montagna era aperta, così, poi si conosce le grappe che allora, su questo spunto, prima di dare la parola agli altri attori, e tornando anche su Pirandello un momento, Sframeni non ama la parola regista, non la adopera neanche Pirandello, era un po' presto in Italia per usarla, si tratta di un direttore capocomico. Interessante. Roberto Alonce, in una prefazione, un'edizione al testo di qualche anno fa, aveva proprio individuato l'operazione dei sei personaggi in cerca d'autore come nella fase nevralgica di spostamento del teatro italiano da un sistema capocomicale, attoriale del grande attore ottocentesco a un nuovo tipo di teatro che poi è stato chiamato dalla grande etichetta del teatro di regia. Dunque, non a caso ha distrutto il teatro italiano. Ecco, volevo garbatamente suscitare una polemica intorno a questo, però è interessante perché che proprio Sframeni usi queste parole per autodefinirsi nel suo ruolo di direzione scenica. Attori che sono diretti, proprio gli attori, adesso parliamo dei sei personaggi, no? Ci sono gli attori e i personaggi. Gli attori sono agiscono in forma convenzionale, i loro movimenti sono coreografici sulle loro sedie. Allora, tra gli attori che non hanno ancora parlato, chi vuole dire qualcosa a questo rispetto della vostra, di questo strano paradosso fra un movimento convenzionale antinaturalistico e lo sguardo verso una realtà dura che però è rappresentata dai personaggi? Beh, prendo un attimo la parola. È stato, diciamo, naturale, un processo naturale, rendersi conto di come noi quattro attori, persone, quindi Gianluca, Maria Silvia, Miriam, Francesco, ma anche Spiro, interpretassimo degli attori come se stessimo interpretando dei personaggi. E allo stesso tempo i personaggi, che erano attori che interpretavano personaggi, portavano delle persone, quindi è come se fosse un gioco di specchi all'interno di queste interpretazioni, per cui anche il fatto di avere degli attori che sono dei quasi dei burattini è un contraltare molto forte a queste persone che entrano in scena, però noi non smettiamo di vivere il nostro essere attori, appunto Miriam, Francesco, Maria Silvia, Gianluca, ma tutti. Quindi è un gioco molto, molto sottile questo, per cui è una forma che tenendoci molto, garantendoci una grande precisione, ci fa nutrire dentro, durante lo spettacolo, un fuoco verso quello che accade. A volte io, beh, è una mia impressione personale, però io a volte ho proprio l'impressione che nel nostro ruolo di osservatori e di testimoni di quello che succede in scena, a volte io ho la sensazione che ci sia quasi un transfert pirandelliano proprio, che quello che accade in scena noi lo vedessimo per la prima volta in quanto persone attori e in quanto personaggi attori. Sì. Questa cosa è molto... quando ci si dimentica per un attimo che è un... che c'è uno spartito, ma si inizia ad ascoltare attentamente attimo per attimo quello che succede, è magico, è un... E tra l'altro lo spartito allora del figlio, vorrei cedergli la parola,
Ecco, non so se Francesco voleva dire così. Ah, no, scusa Francesco. Tra l'altro, io volevo dire che questo lungo lavoro di quasi un anno, volevo dire che a parte la sincronizzazione con i corpi, il corpo che è molto importante al teatro, come diceva Francesco, un'altra cosa molto importante che personalmente io ho scoperto è l'amore. L'amore in scena e anche fuori, che ci ha permesso di convivere così tanto tempo insieme e che poi, come dice Francesco, questo amore lo dobbiamo trasformare poi in scena. Per me questa è una cosa che mi è rimasta anche dopo, quando finiamo, ci portiamo a casa, è rimasta dentro, è una cosa per me importante. Che diceva Meyer Condo, l'attore deve essere una persona buona. Sì, è stato detto un po' tutto, però a me preme molto questa cosa della tensione, della rilassatezza, che penso sia una cosa molto importante per andare in scena e anche come approccio alla vita di tutti i giorni. Diciamo che per quanto mi riguarda è stato un anno diviso, nel senso che all'inizio c'è stata molta crisi e quindi da questo punto di vista penso che si possa solo crescere, anzi benedetta la crisi, se è attoriale in questo caso, perché porta ad essere scomodi senza costringersi, ma si è automaticamente trasportati in quella posizione, in quella fase in cui non si capisce bene quello che succede durante le prove. Però poi non si tratta di prodotto finito, come dice Francesco giustamente, ma si tratta proprio di giocare a fare questa cosa. Infatti, come ha ripetuto Gianluca, i bambini sono i più grandi attori, perché un bambino non ha pregiudizi. E di conseguenza quello che Francesco e Spiro ci hanno chiesto era proprio quello, di fidarci di una cosa che sembrava un po' strana per noi all'inizio, perché il loro codice è abbastanza riconoscibile e lo stile è fortissimo. Io quando vidi il primo spettacolo che ho visto è stato Nunzio, e quando ricevetti la chiamata per questo spettacolo, per me era la convocazione nazionale, cioè che si andava ai mondiali. Tanto per restare. No, cerca di spiegarsi. Poi qui la città campione d'Italia. Comunque, no, questa cosa per me è stata come uno schiaffo, perché comunque io lavoravo, avevo anche più o meno dei buoni lavori, però sentivo che qualcosa non andava, e invece io adesso sento che c'è una crescita maggiore. Mi sento molto fortunato perché sono ancora under 30, quindi non so quanti nella storia sia capitata una fortuna del genere. Ovviamente non sono l'unico under 30, che se no. Però no, la cosa che a me importa molto è cioè quello che succede prima della scena, cosa che non vi racconteremo ovviamente, ovviamente. Però è molto importante, perché per arrivare in scena e voler raccontare quella storia e riuscirci con tutte le capacità, secondo me stare bene insieme e soprattutto avere un gruppo molto coeso è la cosa, secondo me, più importante di quello che si fa in scena, perché quello che si fa in scena deriva assolutamente da quello che succede dietro le quinte, come succede nei film, come succede nei concerti, come succede anche nelle partite di calcio. E ci vuole un grande allenatore, dei grandi giocatori, ci vuole un grande distillatore, un grande autore, dei grandi attori, e noi speriamo di compiacerci. E qui ci sono. Grazie. Anche un grande pubblico. Ovviamente. Un grande pubblico. Allora, diciamo anche qualcosa sul figlio. Il figlio nella partitura individuale di ciascuno degli attori e personaggi è in una situazione particolarmente scomoda. Egli non può neanche agire, perché si trova all'interno di questo dramma familiare in quanto vittima incapace di posizionarsi. Cioè, in altre parole, egli non può e non vuole esprimersi, potrebbe solo confessarsi forse. E quando prende la decisione di andarsene, neanche questo gli è possibile, non riesce a superare la soglia ad andare via. Quindi davvero non è possibile fino in fondo, forse, ma qui si tratta di portare l'asticella sempre un po' più in là, eliminare una volta per tutte questa separazione strana ma così avvincente tra realtà e finzione.
Allora, volevo raccogliere la tua testimonianza su questa esperienza dello spettacolo che abbiamo visto ieri sera e poi passerei un attimo la parola ancora a Simone e Sprameli per poi fare le domande al lasciare le domande al pubblico. Sì. Non so chi abbia visto ieri lo spettacolo, io interpreto un ruolo interessantissimo in realtà, che il ragazzo è l'unico personaggio muto dello spettacolo. Questa esperienza è stata interessantissima perché mi ha dato modo di scoprire in realtà che i personaggi che non parlano sono meravigliosi. Inoltre mi ha fatto rivalutare un'altra disciplina e considerarla la danza. Facendo questo spettacolo mi sono reso conto di quanto sia meraviglioso poter creare anche in teatro con una compagnia che vince premi UBU per la sua parola, poter creare anche solo col corpo. E questa esperienza è davvero splendida perché puoi mettere tutto te stesso come attore, quello che dice sempre Francesco, possiamo toccare il divino senza proferire una parola. Senza proferire una parola e dando tutto in un tipo di spettacolo, di drammaturgia, che comunque ti porta allo straniamento. Quindi riesci a bilanciare le due cose ed è fantastico. Inoltre, e questo è a prescindere dal mio personaggio, la cosa meravigliosa di lavorare in questa compagnia come insegnamento è il fatto che si sa più o meno gli attori, e forse è giusto così, tendono spesso a, giustamente durante le prove, durante gli spettacoli, a mettersi in mostra, proprio magari facendo sfoggio di bravura o di manierismi. Ecco, con Simone Sprameli questo non è possibile, perché fin dal primo giorno di prova ti rendi conto che stai lavorando in una squadra e che non puoi far nulla senza essere appoggiato dai tuoi compagni di scena. E questo è l'essenza del teatro. Dunque, i silenzi, saper stare in silenzio, attiene effettivamente alla dimensione dell'ascolto che è già stata menzionata e che è fondamentale in questo tipo di teatro. Allora, nei silenzi che si ascoltano nello spettacolo, e ci sono, e non solo in questo spettacolo, anche forse nei vostri precedenti spettacoli, a me percepiva quasi, ma forse perché l'avevo sentito dire, leggendo su di voi, che si potesse quasi però sentire un tic-toc di un metronomo nascosto dietro le quinte. Un metronomo che io so, perché ho letto le vostre dichiarazioni, comunque pubbliche, che effettivamente voi usavate inizialmente. Allora, cosa è rimasto? E qui torniamo al tema della musicalità, di questo incessante ritmico correre del tempo che scandisce movimenti, parola, silenzio, ascolto. Ormai ce l'hanno proprio, ce l'abbiamo dentro. Talmente dentro che... perché il teatro si lavora anche con la musica, l'ascolto. È tutta un'armonia. Ma cosa vuol dire? Si chiude. Cosa vuol dire per gli attori lavorare con la musica su Pirandello? Dove si trova? Perché ti porta a estraniarti. La prego. No, la musica, cioè in Pirandello, ma come in tutti gli autori, in tutti i testi teatrali, come diceva Francesco, il teatro è anche musica, quindi la musica in un buon testo ci deve essere per forza. Ma perché poi alla fine, che cosa sono, che cos'è la parola? La parola o il testo teatrale? Il testo teatrale è come se fosse uno spartito, cioè proprio, e le parole sono delle note, le note sono sempre quelle, le parole anche, come la capacità degli autori e degli attori è di saper mettere insieme queste note, queste parole, nel caso del teatro, nel caso del musicista, del compositore, le note, saper mettere insieme queste, e quello fa parte del talento, della capacità dell'artista, queste per creare, dare, trasmettere un significato, ma siccome il teatro è anche ascolto di parole, di suoni, di silenzi,
Quindi ci deve essere anche un ritmo ben preciso nelle parole che si scrivono. Non è solo scegliere la parola con un preciso significato, è scegliere quella parola con un preciso significato ed un suono determinato, un suono ben preciso. E allora, quando ad esempio si mettono insieme le parole per scrivere un testo, a volte una parola in più o in meno non cambia il significato del dialogo, ma cambia il suono. E allora anche in quello è importante per l'autore e per l'attore lavorare nel particolare, cioè facendo, curando i minimi. Poi è fondamentale il metronomo, perché secondo me, una scoperta che ho fatto poi anche grazie ai maestri che ho avuto, che il metronomo deve essere qualcosa che è fuori di te, perché non si diventa persona. Brecht diceva che il personaggio è un mezzo da te, e quindi è qualcosa che deve diventare epico. Tutti quelli che dicono diventa un letto, non si diventa un letto, un letto è scritto, la figliastra è scritta, devi portare, devi mettere qualcosa di te dentro quel personaggio là, allora sarà diverso. Io sono cresciuto con 20 Amleto che ho visto da giovane, tutti uguali, perché non mettevo niente. Allora non ti diverti, il teatro è sudore, pietre, è sangue, è una partecipazione continua col pubblico, sono diventato noioso. Cioè il teatro ha un compito fondamentale, gli attori hanno un compito fondamentale, cioè riuscire, poi il pubblico va qua a casa e sente più buono. E do un bacio al marito che magari due ore prima no, avevo indicato. Il teatro ha questa funzione. Il teatro deve portare il bello, i colori, saper abbinare i colori, cambiare. E allora ha un senso fare il teatro e vedere il teatro, se no è inutile. Posso dire una cosa? Ricollegandomi a questo, io non sono giovane come loro, quindi ho avuto altre esperienze e ho scelto questa compagnia, è stata proprio una scelta. Cioè qui veramente non ti viene, spesso ti viene chiesto di dire quella battuta in quel modo, e quella battuta in quel modo rimane in quel modo, è una cosa terrificante. Invece qui noi non possiamo decidere come dire la battuta, perché dobbiamo essere con l'altro, quindi quello accade lì in quel momento in base a quello che viene dato di passare, è come veramente un passare. Allora anche la musica è come un legato, uno comincia e poi si finisce, e questo forma veramente un corpo unico, e questa è una bellezza incredibile. Questa è veramente, ed è una sensazione meravigliosa, perché tu a volte ti stupisci di te stesso e ti trovi agente nella parola, agente nel testo, dicente, agente, come se tu stesso non decidessi quello che vai a dire o che vai a fare, ma viene da un altro e tu quell'altro che ti arriva lo passi e lo restituisci, è come essere un canale. Meno bene diceva, io non parlo, io sono parlato. Esatto. Insomma, la direzione in cui cerchiamo di andare ogni sera, in ogni istante di ogni replica, che già di per sé è una parola sbagliata, perché non si replica nulla, piuttosto si ricomincia da capo ogni sera, è proprio quello che noi cerchiamo di fare. Ed è difficilissimo, per carità, è una grandissima responsabilità, assolutamente. Però quando quella volta ci riesce, è una gioia infinita. Sì. Si esce dal palco, anzi forse non te ne vuole più andare dal palco. Quindi insomma abbiamo visto davvero una lezione di teatro concentrata già ieri nello spettacolo, oggi nelle parole che sono state dette. Sembra anche appunto di poter avere di fronte un intento, non un intento, ma un esito pedagogico sul teatro. È nei vostri progetti, potrebbe essere nei vostri progetti di dare anche una continuità al lavoro oltre, senza mai rinunciare, spero, alla forma degli spettacoli, ma anche attraverso una struttura laboratoriale, pedagogica, una scuola penso per i giovani.
una cosa che adesso sentiamo una necessità è di avere uno spazio nostro. Difficoltà, ma questo è da fare. E poi adesso c'è una famiglia allargata, e quindi ci sono uno spazio, però è necessario. Ma uno spazio che non deve essere una compagnia scimolespramente. Mia famiglia, cioè fare danze, il teatro danza, portare gli spettacoli che purtroppo in Italia non si vedono, ce ne sono tanti in giro, da Sud America, il teatro delle, purtroppo, soprattutto nelle province, non si vede niente. E quindi poi speriamo. E poi non soltanto, perché quando l'idea non è solo quella di dare, soprattutto ai giovani in questo caso, ma dai. Perché sappiamo e siamo coscienti, questo lo proviamo, che sono soprattutto loro, i giovani, che ci danno anche tanto. Cioè la scelta, questa compagnia che è formata come attori, 10 attori, ma non dimentichiamoci che ci sono altri grandi maestri, che sono artisti, come lo scenografo, la costumista, che non sono giovani e sono anche affermati. E tutta questa esperienza dei più grandi, degli adulti, che danno ai giovani, ma i giovani ci hanno dato tanta freschezza. In questo lavoro c'è stato, sentivamo il bisogno non solo di mettere insieme i due linguaggi, ma soprattutto di ricevere qualcosa di nuovo, cioè di nuovo da questi attori giovani che hanno tanto da dire. E che veramente non sembrano, è come se fossero con noi chissà da quanti anni. Questo è molto importante, perché quando veramente i giovani hanno l'esperienza dell'adulto, ma la libertà di esprimere se stessi, questo non vale solo per l'arte o per il teatro, in generale. Ecco perché dovrebbero essere sempre più coinvolti, ma concretamente, non a parole, come spesso invece accade. Benissimo. No, che siano sì. No, devi aggiungere qualcosa. No. Allora, magari su questo, visto che il tempo purtroppo corre e poi questa sera ci sarà lo spettacolo, quindi vorremmo congedare la compagnia, io volevo domandare se qualcuno fra il pubblico, sia che lo spettacolo, gli spettatori l'abbiano già visto o non ancora, avesse qualche curiosità e domanda da porre a Scimone Sframeni, innanzitutto a tutta la compagnia. Abbiamo un microfono qui che... Mi pare di aver capito, lo spettacolo premetto non l'ho visto, lo vedrò, perché sono stata molto incuriosita dalle cose che avete detto. Mi pare di aver capito che si tratta di un lavoro destrutturante, sotterraente, perché il fatto stesso che voi abbiate ridotto in 1 ora e 5 o 10, quello che è, un'opera che solitamente avviene in 2 ore, 2 ore e mezzo, io l'ho vista più volte, già questo di struttura, ma è una sottrazione arricchente, che è data da che cosa? Dal fatto che voi siete in una totalità di fusione bellissima, cioè quello che è stato detto allora, e cioè uno prende dall'altro e restituisce, cioè questo rapporto dare-avere, io lo trovo veramente, non dico unico, però certamente molto interessante, ed è una delle ragioni per le quali mi permetto di vedere. Grazie. Beh, è qualcosa su cui volete dire? Vorrei chiudere con una frase, posso chiudere con una frase? Ah, scusa. Aspetta, forse. Grazie. Sì, qualche altra suggestione? Allora, sì, Francesco, ci dicevo. Vorrei chiudere questa frase che mi sconvolge, perché non mi da io, che è di Edoardo. A un certo punto lui era quasi cieco. All'Ateneo, negli anni 80, aveva i laboratori teatrali e una... A Roma? Una studentessa fa... Maestro, cosa significa teatro? Pausa, dice: il teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella realtà vivono male. Bellissimo.
E su questo io ringrazio di cuore gli attori della compagnia, Spiro Scimoni, Francesco Sframeli. Sei personaggio giocatore di Pirandello fino al 10 febbraio al Teatro Gobetti. Grazie mille a tutti.